Finisce nel peggiore dei modi la ultima giornata del girone di andata del girone B di Lega Pro con il Pisa che perde 3-0 dall'Avellino in casa. Il Pisa comunque ha giocato una buona partita con tante occasioni da gol, 4 pali, poi 2 espulsi Sabato, l'allenatore Pane e il team dell'Irpinia che con pochi buone occasioni è riuscito a trovare 3 gol anche fortunatamente, ma bravo l'Avellino. Qui abbiamo Sbraga, dribbla due avversari, serve Favasulli, la traversa, poi il rigore per una ingenuità di Benedetti, netto il rigore e per il fallo di mano Biancolino trasforma spiazzando il portiere del Pisa. Esultano i tifosi venuti dall'Irpinia per questa rete del numero 10. Poi Seppe si salva due volte ancora con Biancolino e sempre il numero 9 Castaldo, poi un sinistro al volo di Benedetti al 28esimo parato da Fumagalli, ancora Perez qui viene trattenuto, resiste di sinistro e la parata ancora di Fumagalli in calcio d'angolo. Al secondo tempo Boucher il cross in mezzo, ancora Perez la parata, il momento migliore del Pisa che cerca di fare tante cose buone col Sabato, lo schema per Favasulli, palla ancora alta, poi Colombini su calcio d'angolo al 18esimo. Il destro palla sull'incrocio dei pali e poi un altro rigore sempre netto. Castaldo non può far altro che mettere dentro in questo rigore l'ammonizione di Colombini che salterà la prossima gara con il Latina. Purtroppo per l'Avellino si profila una grande vittoria. Perez prova a rianimare i suoi con un doppio palo e 4 legni per il Pisa. Niente da fare, arriva il 3-0 per l'Avellino al 48esimo del secondo tempo con Bariti. Il Pisa quindi deve abbandonare i sogni di gloria per adesso.